Ma il caffè si può bere poi? Sì, ma non è un granché. Vabbè, non fa niente. A questo libro di che parla? Qualche mese fa lo stava leggendo Barbara. È uno studio sull'archetipo della donna selvaggia. In pratica, l'autrice analizza miti, racconti popolari, fiabe e rintraccia modelli di quella che sarebbe una femminilità oggi scomparsa. Grazie. Oh, così? Dai, vediamo com'è la mia situazione sentimentale. Ecco, questo sei tu. Che brutto, sicuro? Sì. E questo è il tuo amore, che ha 3 teste. Come un'idra, mamma mia. Rappresentano 3 donne. Ah. Ce n'è una, quella più vicina, che però è come se guardasse da un'altra parte, come se non fosse interessata. E poi ce ne sono 2 che invece sono rivolte verso di te. Ma una è Barbara. Io da qui posso vedere solo la situazione amorosa in termini generali, ma non la relazione che tu hai con una persona precisa. Ma secondo me questa è Barbara. Ma che dici? Che... non lo so, è un po' indecisa su... Non saprei. Io da qui non posso vedere dove sta Barbara. Ah. Va bene. Angela, io vado? A che punto sei con la tesi? Punto morto, i miei amici li metta subito. Posso prenderlo in prestito questo libro? Così cercherò di capire un po' meglio il mondo femminile, questo sconosciuto. Basta che me lo riporti però. Sì, va bene, ti ringrazio. Hai bisogno di aiuto per caso? No, nulla. Sto cercando il supermercato di questo carrello. Sai per caso se c'è un altro supermercato? Sì, guardi, in questa direzione. Dove? Va avanti 100 metri, poi volta prima a destra, trova un semaforo, subito a sinistra altri 200 metri, ci deve essere una coppa. Sul lato destro? Sul lato destro. Ah, sì. La ringrazio. No, arrivederci. Scusa, per caso sai dove c'è un altro supermercato qui vicino? Un altro supermercato? Mm-hmm. Ah sì, il Carrefour. Dove? Dunque, devi andare a dritto, percorso uh-huh. Italia, poi al semaforo a sinistra. Ok, grazie. Niente. Scusami, sai se c'è un supermercato da queste parti? Sì, ci sarebbe una coppa laggiù in fondo alla strada. Ci sono già stato. Allora c'è in zona Cisanello una Conad? No, ci sono già stato anche lì. C'è un Lidl, però è a tipo 1,5 km di distanza. Va bene, grazie lo stesso. Ciao.
questo è tutto. Dimmi tu cosa capisci di questa storia. Non ne ho proprio idea. Poi sai, le donne sono particolari. Le cose non te le dicono mai in faccia, piuttosto ti lanciano dei segnali. Sì, ma io e Barbara abbiamo un rapporto profondissimo e questo non c'è dubbio. Io non la capisco. Sta passando un momento difficile, forse l'ho delusa, non lo so. Forse... Te l'ho detto che cosa è successo l'altra sera con Luca e Fabiana? Me l'hai già detto almeno un milione di volte. Scusa, forse ci sto pensando troppo. No, ma io ti capisco. Provo a chiederti però, cos'è che Barbara vuole? Ma io lo sapevo. Lo sapevo cosa voleva. Adesso ho i miei dubbi. Ecco, bravo, fatti delle domande. Santi, non te la prendere a male. Ma non è che lei forse sta cercando solo un pretesto per tagliare? Forse la vuole chiudere e basta. Bella, raga! Com'è? C'è un casino sulla variante incredibile. Ma voi tante siete qui? No, quanto d'ora, accomodati. Senti un po', Giorgio, ma cos'è quell'affare c'è in macchina? Ti sei rubato il carrello della Hop? No, non è della Hop. L'ho trovato in strada l'altra sera. C'era l'euro dentro, non volevo lasciarlo lì. Scusa, quindi il programma qual è? Portarselo dietro finché non trovi il supermercato? L'idea è quella. Senti, facciamo un'osta, te lo do io un euro, però a te fai sparire quella roba lì. No, non è questo, Luca, non è questione dell'euro. Il punto è che ho trovato quel carrello e quell'euro mi spetta di diritto. Cioè, è una sfida con me stesso. Per me è una cazzata. Senti, oggi tocca a me, ti offro da bere, dai. Andiamo. La donna selvaggia è una specie a rischio. Le sue riserve naturali sono state bruciate in nome della civiltà. Quel che resta è sepolto nel più misero territorio della psiche. Forse è vero. Uno scavo archeologico nel profondo dell'anima può servire a capire qualcosa di sé, recuperando frammenti sommersi di una coscienza primitiva. Ma sarà vero che per mezzo della personificazione di un archetipo si può arrivare a recuperare l'essenza della natura più profonda? Forse Barbara ha bisogno di questo. Ma forse potrebbe anche confonderla. Potrebbe perdere il contatto con le cose a cui teniamo, con la nostra vita, le certezze che abbiamo costruito giorno dopo giorno. Forse non valgono poi tanto, ma sono quel che abbiamo condiviso noi due insieme e abbiamo pensato di farne l'asse delle nostre vite. Come si può sfidare il fondamento di una relazione? Mica si vive allo stato brado. Prima che tu dica qualcosa, voglio dirti che mi dispiace. E per cosa? Perché probabilmente non ti ho capito abbastanza. Cosa c'è da capire, Giorgio? No, aspetta, aspetta, fammi parlare. Poi parli tu. Io sono venuto oggi con le migliori intenzioni. Lo vedo. Hai un bel vestito, ti sei sbarbato, ti sei profumato. Ci sto provando almeno. Spero che lo apprezzi. Lo apprezzo. Senti, io... non ci riesco. Non voglio perderti. Ci abbiamo già provato tante volte. Sì, lo so, però aspetta, io ti parlo di un'altra possibilità. Ma non per me. Non devi darla a me, ma a noi. Eravamo tu ed io, però c'era anche un noi. Io, non buttare tutto. Ti ricordi un anno fa? L'estate a Creta. Che abbiamo visto una stella cadente, tu hai chiuso gli occhi e io so qual era il tuo desiderio in quel momento. Ho pensato la stessa cosa. Volevo durasse per sempre. Lo so, lo sentivo perché tu eri parte di me. E lo sei ancora. Lo so che hai sofferto. Ora mi è tutto chiaro, Barbara. Non voglio che finisca. È per noi, per tornare ad essere quello che eravamo. Non due persone che litigano per ogni piccolezza. Te lo ricordi quello che eravamo? Adesso sono maturo per capire i miei errori. Ti chiedo perdono e ti chiedo un'altra possibilità per ripartire insieme. Va bene, Giorgio. Darò un'altra possibilità a noi due. Però mi devi fare un favore, Giorgio. Tutto quello che vuoi. Fai sparire quel cazzo di carrello dalla macchina.
Posso parlarti un attimo? Immagino avrai letto la performance review del mese di dicembre. Sì, stamattina. E tue impressioni? Non tanto buone. E come lo spieghi questo? Un po' complicato. Un po' di problemi. Non di lavoro, personali. Già meglio, capisco. Però, Giorgio, lo sai. I problemi personali, quando sei qui dentro, li devi lasciare fuori. Guarda me. Mi sono separato a settembre. Adesso stiamo parlando dell'affidamento della bambina. È pesante, credimi. Ma quando io entro qui, alle 8 del mattino, tutto quello che fa parte della mia vita personale rimane fuori. Non c'è spazio qui dentro per le faccende personali. No, hai ragione, Guido. Scusami. E poi, se vuoi parlare, puoi farlo benissimo. La porta del mio ufficio è aperta per chiunque. Grazie. Ora puoi andare, non voglio farti far tardi alla pausa pranzo. Grazie ancora. Giorgio, una cosa. Sì? Ma stai viaggiando con un carrello della Coppa nel bagagliaio? Beh, com'è andata a Parigi? Non mi hai detto nulla ancora. Bah, nulla di che. La domenica l'ho passata tutta a rivedere la mia relazione. Ho scoperto all'ultimo minuto che sarebbe venuto anche uno psicologo molto importante. Serge Percholon. Percholon? Chi è? Sì, è uno psicologo lacaniano. Ha pubblicato di recente un importante volume che elabora il tema dell'ambivalenza del rispecchiamento simbolico e delle pulsioni nichiliste negli adolescenti infatuati dei reality. Affascinante. Sì. Sì, lui tiene un ciclo di seminari al Collège de France. Non so cosa darei per poterlo seguire. Ci ho parlato 2 minuti alla fine del convegno. Ero talmente emozionata che mi sono anche impappinata. Vabbè, ma per questo... Cioè, tu sei sempre tesa. Ti dovresti sciogliere un po'. Va sciolta sta tensione, va sciolta. Sì, ti faccio vedere il Luca, no? Aspetta un attimo però, prima che mi dimentichi, domani... Domani arrivano i miei, dobbiamo andarli a prendere in aereo. E ci pensiamo domani, dai. No, vieni prima a casa e poi andiamo insieme. No, non posso, in macchina c'è il carrello. Mi sono... Ancora il carrello della COP? Ma non è della COP. Giorgio, non è questo il punto! Vabbè, dai, Giorgio, io non so più... Un modo si trova, dai, non ti arrabbiare così. Ormai ho smesso di sperarci in questa storia. Avevo delle aspettative, normale. Ma ora ho capito. Su di te non posso fare affidamento. Mi dispiace, Giorgio. Mi dispiace per il tempo che ho passato a immaginare qualcosa che non esiste. Aspetta, Barbara, questa è una sciocchezza. Stai prendendo il carrello come un pretesto, ma le persone adulte non fanno così. Si siedono a un tavolo e ragionano. I problemi si affrontano. Non si cercano scappatoie così come stai facendo tu ora. Scappatoie? Mi fai proprio ridere. Ti ho dato non so quante possibilità, Giorgio. Sono stata proprio cieca. Mi bastava aprire gli occhi per capire cosa avevo davanti. È la tua immaturità. Immaturità? Che stai dicendo? È da un anno che cerco di mandare avanti la nostra storia, che faccio sacrifici, che non dormo la notte per dimostrarti quanto sei importante per me. Ah, la nostra storia. Giorgio, ma guardati. Ti sei convinto di una verità che non esiste. Nei momenti in cui ho davvero bisogno di te, tu non ci sei. Sei bugiardo e inaffidabile. Su, ora stai esagerando, eh? Quando eri in crisi per la tesi, c'ero io a motivarti. Tu avresti mollato tutto. Giorgio, smettila. Basta. È ora di dire fine. Fine? Cioè, è finita? E poi quel carrello. Della COP o del CONAD? Non è né della COP né del CONAD. È manco della Carrefour. È tuo, Giorgio. Ormai te lo puoi tenere. La smetti di lamentarti. Si vede così che doveva andare. Destino lo chiamiamo. Cazzate. Io sono per il libero arbitrio. Devo smettere di pensarci un po'. Ho prenotato il tavolo al Black stasera. 30 euro a testa, ma ne vale, eh? Oh, questo sabato ci sono anche DJ dell'insomnia, eh?
Insomnia esiste ancora? No, ma Alex Frisch e Jimmy Leroy sì. Tra le altre cose ci sono le amiche della Vale che sono anche discrete, eh? Fantastico. Mi dispiace vederti così sorpreso, ma di segnali te ne abbiamo dati tanti qua dentro. Beh, Guido, io veramente forse non li ho visti io, ma... Su Giorgio, non vorrei mica farmi credere che t'ho colto di sorpresa. Lo sai anche tu. La produttività sta andando giù, a picco. Sì, lo so, Guido, ma... Cioè, non sono l'unico... Credimi, mi dispiace, sei un bravo ragazzo, lo so, stai attraversando un periodo non semplice... Ma quando siamo qui dentro per lavorare. E forse è meglio che ti prendi un periodo di tempo, anche per metterti un po' a posto. A posto? Sì, voglio dire, fare mente locale, capire quali sono le tue priorità, quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere. E forse anche per ritrovare te stesso. Me stesso, dici? Sì, te stesso. E magari anche per riportare il carrello alla COP. Ma non è della COP. Vabbè, riportalo dove lo hai trovato. Qua dentro stanno girando voci su di te, sul carrello. Voci? Che voci, scusami? Vabbè, non importa, ormai. Beh, Giorgio. Buona fortuna. Sì. Per tutto. Grazie. Siete? Scusa, guarda, ci ha chiamato la Vale. Siamo andati a prenderla un po' prima, siamo già qui in fila. Potevate dirmelo prima, no? Hai ragione, guarda, scusa, ma ci è toccato andare fino a Ponte d'Era per prendere le fighe. Sì, d'accordo, però potevate passare da qui. Io sono qui in Piazza Gorgona apposta. Hai ragione, dai, ma lo sai come funziona? Loro sono tutti così, tutto il tiro. Noi ci arriva, ci siamo nella punta su, diciamo, sì, sì. Sì, ho capito, grazie, grazie, sì. Però, cioè, potevate dirmelo prima, non stavo qui come un coglione. Mi sono rotto le palle, non mi dire nulla, va, che non è giornata. Ma dove sei? Sei andato a parcheggiare indietro? No, me ne torno a casa, non ho voglia di stare lì a farmi prendere per il culo. Ma dai, non fare il cretino, torna indietro che qui c'è... Com'è che si chiama? Giorgio, c'ho due voci da paura. Non ci torno lì, voglio starmene un po' da solo. Senza gente falsa e ignorante come al solito. Ma no. Dai, Giorgio, c'ha bisogno di te qui. No, no, no.
L'amore è un fenomeno naturale e in quanto tale si sviluppa secondo una dialettica di vita e morte. E io amo ancora Barbara. Per me lei è sempre la stessa, quella di cui mi ero innamorato. Certo, tutti si cambia. Lei pure è cambiata. E io non lo so. C'è sempre qualcosa che accade, anche se non ce ne rendiamo conto, e ci lascia qualcosa. Anzi, accade così, che la morente civiltà si ripiega su se stessa, sulla bugiarda certezza del suo benessere, su quella rete di consuetudini e comode verità che sostiene il materasso su cui dormiamo. I tempi passano, le cose ritornano, ma cos'è un archetipo alla fine? Le idee non ci sono se non c'è qualcuno che le pensa. C'è poco da fare. Ormai tutto è volgare, tutto è contaminato dal nulla, dalle chiacchiere, dal milione di opinioni possibili. La continua stratificazione di senso sul nocciolo delle cose ci ha portato fin qui. Ecco cosa si è perso. Il senso della misura. Ci basterebbe quello per capire quando è il momento di fermarsi, di tornare indietro, di correggere i passi sbagliati. È sempre un ritorno all'origine. Ricordare e capire chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo. Dovrebbe essere semplice. Come amare, come vivere. Salve. Ciao. Senta, avevo un appuntamento per oggi, devo fare un tagliando. Sì, lasciala qua, finisco quella e faccio la tua. Okay. Dice che per questa sera è pronta? Non lo so, chiamami verso le 3, ti saprò dire meglio. Va bene, grazie. Lascia le chiavi nel quadro. Ah. Magari dovresti anche togliere il carrello dal piede. È proprio necessario? Direi di sì. È che non saprei dove metterlo. Allora, torno tra mezz'oretta e vediamo. Vai, bene. Ciao. Grazie. C'è un carrello.